Ok. Basta che mi riprendi mentre parlo, mi sento qua, non lo riprendo nessun altro perché parlo di tempo scomodo. C'è anche odore di pesci, ragazzi. Vuol dire che si sta ripopolando, eh? No, la sera mi sono venuti a disturbare l'asciugo. Sì. Qui è Lombardia o Piemonte? Ma qua siamo in Piemonte. Lombardia è sull'altra sponda. Sì, in teoria, poi se il fiume si sposta in Lombardia. No, però io ho bisogno di pazienza un attimo, che mi metto oltre a certo punto il confine della Lombardia. Sì, però ci sono dei tratti dove la curva si è spostata all'interno lombarda, per questo qualcuno dice che in molte zone, nonostante che dalla parte del Piemonte, però è Lombardia comunque, ma alla fine è un fiume, che non ci rompano le scatole, buonanotte. Giusto? Bello quel muro là, Andrea. Hai visto che perché bello? Perché di là? No, ma tanto di là, guarda, ma c'è modo come andare di là, eh? Soltanto che c'è da fare una scarpinata che non è neanche idea. Questo qua è uno dei muri più belli che c'è sul Ticino. Sono ignorante, ma guardavo quella linea scura là, quella compattata, chissà la roba che c'è. Esatto, quella roba lì è dal deposito glaciale che è venuta su quella roba lì. Ho la mia supposizione, c'è qualcuno degli esperti ce lo spiegheranno meglio loro di quello che ha detto. E adesso arriva Matteo che ci spiega. Punto per fare due padelle qua, più in giù. Sì, adesso vi faccio vedere dei raschi che sono uno spettacolo. Cioè il fiume forma ogni anno differenti canalizzazioni che portano l'acqua nella lanca. Una lanca dove profonda 12-20 metri, una roba del genere incredibile. Ci sono delle bestie di pesci di 30-40 kg in questo posto qua. Io vi ho portato in un posto veramente speciale. Sì, speciale. Poche persone conoscono questo posto qua. Infatti possiamo vedere che c'è la signorina nuda, quindi già abbiamo capito. Bel posto, non lo so. Allora, bene, questo qua è il primo stop di oggi. E diciamo che quello anche un po' più forse interessante, e poi dopo ne vedremo molti altri. Certo. Comunque, sostanzialmente la cosa importante è quel costone che vedete di fronte a voi. Nei grandi fiumi di pianura soprattutto le punte, cioè quelle zone più arricchite dove sostanzialmente andremo poi a vedere dopo, c'è oro, i cercatori d'oro cercano l'oro ovviamente e specialmente cercano le località più arricchite. Allora, perché vi dico questo? Semplicemente perché l'oro che trovate nelle punte deve arrivare da qualche parte. Adesso nella parte più semplice del discorso arriva dai costoni di erosione. C'è queste sponde, come potete vedere qua davanti, che sono soprattutto verticali. Questo tratto verticale è dovuto proprio all'erosione. Ogni volta che il fiume va in piena, l'acqua si alza, questa porzione qua dove siamo adesso è allagata ovviamente. Quella invece che vedete di fronte è bagnata, semplicemente le acque vanno a sbattere contro. Soprattutto perché il fiume facendo curva, l'acqua, vedete, ha una direzione e va a sbattere contro il muraglione. Adesso l'erosione che vedete adesso sostanzialmente è assente, l'erosione è solo presente durante le piene, per questo le piene sono dei momenti fondamentali per i cercatori d'oro e soprattutto nei giorni dopo la piena, quando l'acqua scende, sono quei giorni in cui ci sono delle miniature, delle piccole corse all'oro, vere e proprie, perché rendetevi conto che adesso questo muraglione io non vedo neanche la fine, talmente è vasto, capite che mediamente se si trattasse di 2 decimi di grammo metro cubo eroso, si parlerebbe che la punta magari sarebbe arricchita di decine di grammi. Adesso, al di là del valore vero e proprio, però la sostanza qual è? È che dove finisce il muraglione inizia la punta, verso valle? In teoria. In teoria. Dove c'è la punta dovrebbe esserci buona parte dell'oro eroso dai sedimenti che sono stati spostati durante la piena. Quindi ovviamente più la piena è intensa, più acqua c'è, più l'acqua va a erodere il costone, più il costone viene eroso, più oro viene depositato a valle. Questa è la teoria proprio a linea di massima concreta. Quindi voi quando cercate una punta, cosa cercate? Tendenzialmente le curve di un fiume. Dove trovate le curve? Dove c'è il lato convesso, di solito c'è la scarpata, dove semplicemente l'acqua erode. Poco più a valle, di solito c'è la punta. Questa è proprio la teoria più semplice che possa esistere. Dipende poi dalla curva poi che si va a trovare dopo dopo il crostone. Poi da qui in poi iniziano tutte le eccezioni del caso che possono esserci.
perché talvolta non si deposita tutto l'oro subito nella curva, cioè dopo la curva. Ad esempio in questo caso, adesso io non ho ancora guardato, comunque se l'oro è molto fine tende a viaggiare un po' di più, soprattutto nelle piene più potenti. Quelle più intense vanno a erodere di più, spostano più materiale, c'è più oro, ma se questo è fine si muove anche di più verso valle. Quindi magari non si ferma nella prima punta, ma si ferma magari in quella successiva. Oppure magari non si ferma in quella punta, si ferma dal lato opposto. Sì. È molto complicato. E comunque adesso andiamo appunto a verificare questa. Andiamo poi a verificare, perché ciò che vi dico cercheremo man mano la giornata di verificarlo. E ovviamente cercando l'obiettivo è di rendervi sempre più indipendenti, che a questo punto questa attività possiate voi andarla a fare per i vostri interessi hobbistici o legati alla passione, come facciamo noi tendenzialmente. Quello che però voglio ancora dirvi che è importante è che man mano che andiamo avanti probabilmente le punte saranno anche parzialmente lavorate, non lo so, io non so. Ma questa qui è una zona veramente poco battuta. Sì, non c'è nessuno. Perché tendenzialmente con questo discorso che ho appena fatto, che saranno ovviamente aurifere. Però queste aree aurifere qualcuno potenzialmente è già stato prima di voi. Non è difficile che siate i primi a trovare una zona molto ricca, perché di solito ci sono soprattutto i vecchietti del luogo che conoscono a menadito il fiume, e 30 anni che ci vanno, e arriveranno sicuramente prima di voi. C'è gente soprattutto in queste punte qua, ma io conosco anche altra gente su altri fiumi, che vanno addirittura la notte quando l'acqua scende, perché accaparrarsi un posto buono vorrebbe dire 30-40 grammi anche, e non è affatto male, perché si parla di 50 euro adesso al grammo, poi c'è da togliere le spese, c'è tantissime spese, sì, però più c'è più a valore. Chiaramente se il deposito di una punta è di 40 grammi te la devi fare più velocemente possibile, perché se vai lì con la batea ci impieghi 3 settimane e te la portano via. Idealmente questo è il caso in cui si usano le canaline, strumenti proprio che a fine vanno a mimare il corso del fiume, come loro si ferma tra i ciottoli si ferma tra poi la canalina. E il cercatore usa la canalina perché invece di fare 10 secchielli ne fa magari 30. Okay. Questo è, diciamo, il sumo. Ok, chiaro. Adesso andiamo. Delle domande? No? Tutto chiaro? Bene. Allora adesso andiamo più a valle. E vediamo dove si va a fermare questo materiale di qua. Dove si va a fermare questo materiale. Ma dobbiamo passare di là? Quindi? Sì, passiamo qua dove c'è la signora, o se no giriamo nel bosco, è uguale. No, no, di là non si va, ah, okay, di là okay. Non si va. Quindi lui è posto da quella a questa parte? Di qua c'è un altro deposito, sì, esattamente. Adesso lo vediamo. Quindi andiamo a vedere dall'altra parte. Prendi i moschini. Qua è il parco del Ticino o no? No, qua non è parco. Non è parco. No, dove c'è il parco naturale ci sono i cartelli. E non si può entrare con la macchina, però diciamo che sono solo un paio di posti qua nella valle del Ticino, nel parco naturale di Galliate, Nosate, Trecate e quant'altro, che questa zona che è libero, non ci sono divieti. Qui no, perché porta via, la corrente viene, è troppo forte qua, non deposita. Poi a monte non abbiamo visto nessun crostone e quindi il materiale non ce n'è, non viene eroso e portato su questa punta. Le piene di cui stavamo parlando prima, Matteo, sono le piene che mi avevi detto che è 6 anni che stiamo aspettando, che state aspettando. Esattamente, sì. Ancora la piena dal... una buona piena c'è stata, l'ultima è stata nel 2014, da allora non c'è stata più una buona piena. Sì, da dire andiamo che a cercare. Fa, che fa del remescio, si dice. Sì, diciamo che porta le mezze piene, smuovono il materiale molto fine, quindi alcune punte possono essersi caricate di roba fine quando c'è la mezza piena. Per smuovere tanto materiale pesante c'è bisogno di una grande piena. Qua, come puoi vedere, sono tutti sassi bianchi. Sì. Non c'è materiale pesante. Qui praticamente si dice lavato. Sì. Questo qui è un terreno lavato. Metri di porta via. Sì, l'acqua arriva fino là in cima quando è in piena. La vedi? Che posto. Lo vedi proprio la linea dell'acqua? Sì. Quello è arriva. Quello era la ruggine. Sì, eccolo lì. Il deposito di ferro. Eccolo lì, sì. Guarda Matteo, poi
È ferro quello là. Se vuoi poi te la giro un po' di video se ti interessa. Ah, sì, adesso parlo un attimo. Senza che monti. Eh? Senza che monti, poi te la giro io. La giri? Sì. Va bene, so che diventa un po' gialla tu. Ah, ok, allora metti la tua. Ci metto un attimo a montarla. Sì, sì, monta. Comunque, adesso guardo un attimo, fare così devo capire cosa devo dire. Sì, mi hanno chiesto che cos'era quella. Sì, sì, cosa quel livello là rosso? Esattamente, quello è ferro. Sì, sì. Eh sì, è un livello ferretizzato, certo. Andate indietro. Sì. Oh, sì, reso, sono mangiato. Va bene, allora niente, semplicemente siamo al secondo stop. Qua abbiamo ancora tutto il costone di prima, però ci sono delle cose interessanti. Allora, quello che vedete adesso, vedete due cose sostanzialmente. Vedete il costone vero e proprio, che è quello verticale, composto da sedimenti alluvionali. Se andassimo a vedere là, ci sono ciottoli, ghiaie, sabbie, e lì uno dice in maniera proprio semplicistica che ci passava il fiume. In realtà è vero, perché solo il fiume deposita, come vedete, ciottoli, ghiaie, sabbie. Adesso se andassimo a vedere là, anche quel deposito è fatto così, però noi lo vediamo dal lato, è come fosse una fetta di torta, lo vediamo la fetta dal lato. Quindi vediamo una sezione di quello che c'è in quel deposito, in quel sedimento. Adesso quello che voglio farvi notare è che in realtà, con un po' ovviamente di attenzione, ci sono dei livelli, ci sono quelle che si chiamano stratificazioni. Se seguite un po' con lo sguardo, il colore non è omogeneo. Adesso, partendo dall'alto verso il basso, vedete che il primo livello, essendo dall'alto verso il basso, ha ancora il marrone scuro, ancora il marrone. Scendendo invece vedete dei ciottoli sporgi di colore grigio, ok? Parliamo del marrone. Il marrone, come potete osservare, non c'ha ciottoli, è solo marrone. È terra sostanzialmente, ok? C'è un po' di limo, c'è un po' di argilla, e questo è il motivo principale per cui sopra ci sono i campi e le piante, ok? Scendendo invece cambia, inizia ad esserci il deposito alluvionale vero e proprio. Perché vi dico questo? Perché questo è una cosa abbastanza importante. Se voi andaste nel Klondike, nel Yukon, giù di là, e magari alcuni di voi guardano tipo la febbre dell'oro, queste cose qua, la prima cosa che loro fanno è rimuovere quello che chiamano overburden, cioè tutto quello che semplicemente non gli interessa. La prima cosa che non gli interessa è il suolo, cioè semplicemente dove attecchiscono le piante. Quello che noi adesso qua è il suolo, cioè l'overburden, sarebbe tutto quel sedimento marrone, marroncino, partendo dall'alto, cioè dove c'è il campo, fino a quando arriva il grigio. Quindi io occhio, vedo che c'è un metro di overburden, ok? Questo, se uno volesse mettere una coltivazione, dovrebbe toglierlo tutto, perché lì dentro non c'è oro. È talmente fine il sedimento che di solito l'oro in quel contesto non viaggia. Quindi quello è semplicemente sterile, andrebbe tolto e rimosso. Adesso un Klondike lo vedete che lo buttano sui lati, ne fanno mucchi, poi in realtà non vi fanno vedere, ma lo ripristinano alla fine anche, perché le piante non crescono sul ciottolame così, crescono bene invece su quel sedimento là. Certo, lo possiamo notare dalla Bessa, dove i romani hanno lasciato tutti i cumuli di sassi e non cresce un albero. E non cresce niente, quindi logicamente loro hanno anche un vincolo di ripristino. Noi cercatori di oromatoriali, in teoria anche noi abbiamo un vincolo di ripristino, ovviamente non lavorando con Caterpillar sarà una cosa più limitata, perché facciamo anche dei buchi più limitati. Adesso scendendo vedete queste stratificazioni. Cosa sono? È semplicemente il corso delle piene. Di solito il fiume cambia su morfologia solo durante le piene, se no altrimenti ci sono questi periodi lunghissimi tra una piena e l'altra, magari mesi si parla, anche lunghi è relativo, no? Dipende che piena prendiamo in esame. Comunque più il fiume va in piena, più il fiume cambia su morfologia e più tende a formare arricchimenti. Questo è sempre un po' un mantra che dovete imparare sostanzialmente. Se la piena è una piena minore, un po' bruttina, di solito non carica le punte. Se la piena è importante, non solo carica le punte, ma a volte le sposta completamente. Non esistono più quelle che c'era e cambia. È per quello che uno dà anche il nome alle punte. Lo può ricoprire, la può spostare l'oro da un'altra parte, o piuttosto che può cancellarla definitivamente. Può fare quello che vuole in sostanza. Il fiume fa quello che vuole. Dipende dall'idrodinamica della piena. Quel livello ferretizzato che vedete là, tendenzialmente i sedimenti che voi vedete in quel costone hanno delle età diverse. Scendendo verso il basso tendono ad essere più vecchi, al contrario salendo verso il bosco tendono ad essere più giovani, ok? Quindi scendendo anche più in basso è normale vedere dei sedimenti tendenzialmente più colorati, più rossicci, più arancioni, a volte marroncini. Semplicemente sono gli ossidi, idrossidi di ferro, cioè minerali, talvolta patine, composte da ferro e ossigeno. A volte c'è dell'acqua che lo rende idrossido. Comunque quel livello rossiccio è molto importante, perché talvolta dentro c'è a volte più oro. Che adesso è da ragionare ancora, perché io ho delle teorie legate ai batteri, ma comunque di solito c'è più oro nei livelli ferritizzati. Ma soprattutto è veramente molto importante
quei 10 cm che sono praticamente al tetto, cioè al top di quel livello freddizzato. Faccio un esempio, no? Io ho il livello freddizzato che arriva fino qua e sopra inizia il grigio, cioè il recente, ok? Questi 10 cm, che dove finisce il rosso e inizia il grigio, sono di solito molto molto arricchiti in oro. Perché il freddizzato di solito è più difficile che venga eroso dal fiume. Di conseguenza, se è difficile che venga eroso dal fiume, tende a depositarsi più oro. Perché dovete pensare, avete mai visto una canetta funzionare? Dopo ve la faccio vedere, Andrea, è tutto, ok? La canetta funziona sul principio che le trappole, anche se tu passi sopra la sabbia, rimangono lì. Non è che vengono erose e le trappole spariscono, sennò l'oro andrebbe anche lì via. Quel rossiccio funziona alla stessa maniera delle trappole della canaletta. Rimanendo lì, nel momento della piena, l'oro passa sopra e va a depositarsi nei ciottoli che rimangono lì, che non si spostano. Perché sennò, durante una piena, tutto quello che adesso voi vedete è mobile, si sposta tutto. E anche l'oro di conseguenza. Ma c'è quello no. E quindi quello fa un fondo ferretizzato, si chiama fake bedrock, si chiama falso bedrock, ci sono tanti termini per definirlo, di solito quelli sono ottimi posti. Adesso è abbastanza impraticabile dal punto di vista pratico, cioè potremmo andare là, fare un test, eccetera, entrare nel costone. Però sì, così poi ci crolla il crostone addosso. E quindi è impraticabile. Adesso in Piemonte non ci sono normative, diciamo che bisogna ripristinare, bisogna aver cura dell'ambiente, però ad esempio se andaste in Germania, in Gran Bretagna o anche solo negli Stati Uniti non potete assolutamente andare a scavare nei costoni, perché intanto ci sono dei campi di proprietà sopra che non è che puoi entrare nel campo, non andrebbe bene. E poi soprattutto, io vi dico subito, è una tecnica un po' poco pratica andare a lavorare un costone del genere, intanto è pericoloso e poi in secondo grado non avete tutto quel materiale arricchito, non è arricchito. Sì, ma comunque poi, mi sembra anche per regolamento non si può scavare sulle coste. Sì, non è proprio scritto, proprio non si può lavorare sui costoni, sì, però c'è scritto bisogna tipo per rispetto dell'ambiente, non ve lo dico, però l'idea... Sì, non toccare il corso del fiume, toccando un crostone praticamente vai a rischiare di smuovere il... Certo. Ma anche non solo rimuovere tutto quel sedimento che vedete che si è spostato, che è appoggiato al costone, vedete che c'è una falda detritica, si dice, tutto quel sedimento lì è aurifero logicamente, perché se il costone è aurifero, quel sedimento arriva dal costone e quindi quel sedimento è aurifero, perché dovete andare a scavare nel costone se potete già scavare quel sedimento smosso? Ok, idealmente è giusto, però scavando lì tendenzialmente anche il costone potrebbe rimanere instabile. E quindi di solito quei posti io non li tocco, cioè se uno volesse proprio fare prospezione e per vedere se quei sedimenti hanno oro, quello che voglio dirvi, il riassunto, è che ok, bisogna tener conto questi costoni, magari fare un sondaggio, fare un piatto, vedere, però proprio per avere il dato nudo e crudo, perché poi dopo praticamente non è coltivabile un deposito del genere, non alla nostra scala. Se uno avesse di Caterpillar e scavatori, sì, avesse una concessione, un altro paio di maniche, però togli l'overburden, togli, lavi, i romani non facevano tanto diverso, per dirvi, prendevano queste aree qua, toglievano la parte superficiale, con l'overburden, mettevano i canali e iniziavano a buttarci dentro roba, però noi amatori non possiamo, andiamo giù. Io voglio di fare il bagno. Qua prima passava il fiume, sì. E qui si andava a depositare dell'oro. Adesso quest'anno è già 4-5 anni che non fa più la piena ed è diventato bosco. Anche quegli alberi lì sono tutti morti. Prima erano vivi, 2-3 anni fa erano vivi. Perché ci arrivava l'acqua. Sì. Adesso non ci arriva più l'acqua. Non so per quale motivo sono morti, però. E in fondo di là dovrebbe esserci i raschi che inizia la lanca. E adesso andiamo a vedere. Bellissima questa zona. Ecco, quello lì sarebbe praticamente il punto dove finisce il crostone, e come puoi vedere hanno messo dei prisma. Se non ci fossero quei prisma avrebbe già disfatto questa punta. Sono stati messi artificialmente quelli? Sì, quelli sono stati messi artificialmente per non rompere la spiaggia praticamente, perché sennò l'acqua sarebbe ormai entrata di là, avrebbe portato via tutto. Ecco, quella lì praticamente dovrebbe essere la prima punta dove c'è quella signora lì che sta camminando, dovrebbe essere l'inizio di dove deposita, ok? Vedete il circolo dell'acqua? Ecco, quella lì potrebbe essere una punta di deposito, sicuramente ci sarà una roba molto fine, perché come puoi vedere il materiale pesante di questa erosione l'ha spostato più a valle, vedi che ci sono i sassi più grossi, no? Però non è detto che non ci sia dell'oro, lì potrebbe essere fine. Ok.
Guardate com'è profonda qua. Sì, stavo guardando che va giù di colpo. Sì. Tu immagina se quello lì, se sta peroso quel muraglione lì, immagina quanto è fondo, perché altrimenti l'erosione l'avrebbe riempito un po'. Esatto. Invece scava anche sotto, di sotto. Sì. E qua l'acqua gira. Sì, e qua gira. E potrebbe depositare in questo lato. Qua. Sì. Esattamente. Magari non quel crostone lì, sicuramente non quel crostone lì, ma un'erosione a monte. Più a monte. Però questo crostone gli dà il giro, sì, e deposita. Esattamente. Quell'altro crostone qui invece va a depositare più avanti, in quella curva lì che vediamo, potrebbe darsi che dove ci sono quei signori. Qua, sì, là in fondo. Sì, tutta quella punta lì, cioè andare a trovare, ci potrebbe essere un deposito. Sì, diciamo che anche qua è un buon trappolino. Dove ci sono le radici, di solito vicino alle radici si intrappola qualcosa. Stai andando giusto anche di sotto, così almeno eviti di scavare sopra. Ho seguito il papà. Sì, in effetti. Giusto. Sì. Sì, certo, vai a prendere la roba che c'è qua sotto, guarda. Guarda questa roba qua. Vai a prendere questa che c'è qua sotto. Non tanto qua, Scava di sotto qui. Qui potrebbe esserci qualche pagliuzza, sì, sicuramente. Ecco lì, sì, è di materiale differente. Oh. Importante, attenzione, bisogna fare un altro posto. Bisogna fare in fretta perché devi fare tanti sondaggi, no? Bisogna fare in fretta però senza perdere materiale e oro. Sennò se perdi oro non ha molto senso di esistere. Ok, questa è la prima cosa. La seconda cosa è che questo piatto è un piatto di importazione australiana. E là su alcuni punti di vista sono più avanti, altri punti di vista sono un po' più indietro. E il piatto, come proprio faccio vedere, ha uno stile, una morfologia molto particolare, interessante, funziona molto bene a mio parere, però si può ancora far di meglio, ma perché in Australia purtroppo sono un po' grezzi come gli americani. Comunque, in sostanza, adesso io avrei dovuto... Hai pensato di progettarne uno te? Sì, però poi devi venderli. Vabbè. E deve funzionare. Vabbè, progettarlo, bisogna fare un po' di ricerca e sviluppo da fare. Allora, quello che voglio dire è questo, no? In teoria bisogna sempre setacciare materiale, ok? Cosa significa adesso? Alcuni chiamano il lavaggio vero e proprio setacciare. In realtà la setacciatura è quando si setaccio. Stop. Sgrossi. Ok. Sì. Nel setaccio cosa serve? Tu quando sei dato gli ciottoli e di solito dovresti lavarli. E in alternativa metti tutto nel setaccio e solamente sotto un tot ti serve a te. Perché? Perché l'oro non ha tutte le forme, tutte le dimensioni possibili. Tipo qua avrà 1, 2, 3 mm. È del peso inutile lì. Esatto. Materiale qui inutile. Tu metti di solito una griglia che è 2-3 volte l'oro massimo che trovi. Certo. Poi bisogna vedere cosa vuoi fare. Certo. Ok? Meno sedimento hai da lavare, più facilmente lo lavi, più velocemente lo lavi, meglio lo lavi. Adesso io qua sti ciottoli li butto e sono inutili. Quindi io praticamente nel piatto ho un terzo di roba che non sarà sicuramente oro. E quindi... Avresti già potuto scremare per bene. Esatto, però uno magari facendo in fretta non lo fa, sono diversi adesso per farvi vedere giusto che. Certo. Ora qui si prende il piatto e gli dà. Avete mai preso un piatto in mano? No, io no. Ah, ok, no, perché sennò sono più noioso di diversamente un po' meno. Allora, idealmente l'oro è pesante, va al fondo. Quindi la prima cosa che c'è da fare nel piatto è sempre la stessa: scuoterlo energicamente nell'acqua, far sì che tutto il sedimento diventi saturo in acqua e l'oro va al fondo. Okay. Nel momento in cui il sedimento contenesse l'oro molto fine, questa è una caratteristica che dovete capire durante la prospezione, se l'oro è grosso o non fine, vi potrebbe dare dei problemi in più se fine. Perché fine, adesso ad esempio questa sabbia sembra bagnata, ma se io andassi qua sotto non è bagnata. Ok? E quindi tutta questa nuvoletta che tu vedi andare via potrebbe portarmi via l'oro fine. Porca vacca. Ok? Sì. Sono delle accortezze che poi imparate col mestiere. Certo. Quindi qua cosa cambia? Prendi il secchio d'acqua, vai là, lo setacci con l'acqua già là, porti il sedimento qua già bagnato e questo non succede più. Ok. Come ha fatto lui? Adesso io per fretta non l'ho fatto, perché vuoi farvi vedere il caso peggiore che possa esistere. Io di solito faccio prospezione così perché ho preso l'occhio, mi riempio la batea di grezzo, quindi so quante pagliuzze mi servono per andare a scavare. Fai proprio un rapporto di non setacciato, esattamente. E quindi ti rendi conto che per fare esempio, nel mio caso, ho bisogno di X materiale. Esattamente. Idealmente la prospezione è un compromesso, perché non puoi perdere tanto tempo per farla, oppure puoi perderlo, ma quel tempo avresti dovuto magari perderlo per la coltivazione, non per fare prospezione. Comunque idealmente questo. Io qua semplicemente puoi fare sia in rotazione,
però in questa fase non perdi sedimento, eh? Sì. Quindi o fai rotazione così oppure fai scosse ortogonali, come vuoi. Ovviamente l'acqua si colora perché il limo e l'argilla va via. Ok? A questo punto con un altro piatto faresti diversamente. Con la Turopen hai un'uscita che è rotazionale, quindi fai così. Assomiglia un po' a un piatto concentratore. Ogni tanto faccio un giro però, così. Attenzione, perché lo riconcentro. Attenzione che vi devo spiegare una cosa. Questa tecnica, questa battea che sta usando Matteo va bene per i torrenti. Qua abbiamo dell'oro molto fine, è molto probabile che l'oro fine in questo sistema che sia già volato via. Ah, ok. Quindi va bene per torrente, per pepitine, per capirci. Sì, per pezzi, per scaglie belle grosse. Se vogliamo invece prendere l'oro fine, questa tecnica di questa battea non va assolutamente bene, l'ha già persa tutta. Se fosse okay. Magari qualcosa. Qualcosa rimane, sì, certo. Assolutamente. Magari qualcosa ti rimane, anzi se c'è. No, qualche puntino c'è. Quando è così, adesso io ho preso un po' la mano, quindi riesco a gestirlo. Se no uno prende un piatto così, piatto, lo butti dentro e poi lo apri. E poi lo apri dopo. Perché il piatto è fondo piatto proprio perché serve per aprire e avere una visione veloce. Non sempre si aggiunge, c'è tipo al fiume, lo lasciamo in tutto il tempo possibile. Quindi qua succede semplicemente che di solito l'oro lo lavi poi a casa, non lo lavi qua al fiume. Okay. Qua esce poi col concentrato, perché sennò perderesti tempo. Poi tradizionalmente parlando si porta solo via le pagliuzze, ma è più tradizionalmente parlando, poi uno fa così. Stavo spiegando questa punta. Ancora moscerino lì. Questo qui è tutto un deposito antico, che so, 200-300 anni, e dietro di là c'era la formazione delle Lanche che iniziava a monte. Siccome il fiume si è spostato, quindi come possiamo vedere è andato più a est, questa punta praticamente non viene più sommersa dell'acqua. Però c'è il dislivello della Lanca di là e quindi l'acqua non passa più di qua, ma passa più avanti a 200 metri, si formano dei raschi bellissimi che adesso andiamo a visitare. Va bene. Andiamo. L'acqua passa anche di là, quindi si può essere fermata anche di là. Qua è l'inizio, è l'inizio delle Lanche dove il fiume va ad allargarsi, quindi a rallentare la velocità e a depositare quello che sta spostando, tutti i detriti. Non è detto? Sì, sì, è lui che è fregato per terra. Questo qui è tutto sedimento. Sì, vedi? Vedi? Che questo lo muovi, questo è tutto cementato. Questo è tutto sedimento. Sì. Non so che cosa potrebbe, però potrebbe anche esserci qua, perlomeno sopra la superficie. Sì. Però direi di non perdere tempo, andiamo okay, piano. Al massimo guardiamo dopo tornando. Ecco, queste radici qua. Questi alberi fanno da trappola, però lavorare in questo contesto diventa complicato, faticoso e non sai mai dove è andata a finire l'oro. Potrebbe essere anche dentro nelle buche. Va bene, poi assego velocemente. Sì, e anche la buca lì, guarda un po' che bella. Allora, volevo dirvi, no? Idealmente, in questo caso qua perlomeno è molto evidente, i sassi, i ciottoli, i clasti, non sono messi casualmente ma sono messi secondo una struttura. La struttura ha il nome di embricatura, struttura embricata. Semplicemente cosa si tratta? I ciottoli vedete che non hanno, però tendono a essere tondeggianti, sferici, ma in realtà non lo sono veramente, sono più che altro appiattiti. Ok? Faccio un esempio. Vedete, questo ciottolo ha una struttura circa il coltello. Una volta che tanti ciottoli sono fatti in questa maniera, tendono loro stessi a disporsi secondo una struttura imbricata. Quindi sono sempre messi in obliquo, non sono mai messi verticali, sono sempre messi in obliquo e questo carattere gli dà anche la direzione dell'acqua quando si sono depositati. Adesso qua non c'è l'acqua, i sassi non si muovono. Deve esserci tanta acqua per muovere questi sassi, quindi solo le piene. E quindi in questo caso cosa vi dicono questi sassi? Vi dicono che l'acqua andava in quella direzione. Ok? Quindi come ho detto prima,
il Ticino ha diversi alvei, alcuni li usa quando è in piena, altri li usa quando è in secca. Adesso poniamo che sia in secca, comunque non è in piena, sta usando il suo principale. Quando l'acqua si alza usa anche questo, e questa acqua va in quella direzione. Quindi questo è un inizio di un alveo secondario. Com'è che hai fatto conoscito guardando i sassi a capire? Solo guardando i sassi. Ma come hai fatto? La direzione, vedi qua. Se tu vai a vedere i sassi. Vedi qua, mi sono messi così. Inoltre, una cosa che... Queste qua sono trappole. Vedi questo, vedi trappola, sì, trappola. Sì, sì, allora sì, il fiume sì, vuol dire sì, che sì. Va di là. Sì, 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 guarda sì, qua. Sì, sì. Qua ha fatto, si chiama boulder terrain in inglese. Ci sono quattro sassi messi uno attaccato all'altro. Vedi che hanno una direzione, certo. Questa. Sì. Questa è la loro direzione. Cioè il vuol verso, dire che loro si trovano in quella c'è la freccia, il verso, cioè la freccia della direzione, punta di là, perché sono inclinati, vedi che sono inclinati in questa certo, maniera qua. Certo, certo. Okay, quindi non vai messi a ricercare così. La cometa sono del deposito così. In quella direzione, non di là. Certo. Se trovi qua, non vai di là, sì, sì, vai sì, di là. Sì, sì, questo sì, è importantissimo, sì. Perché questo è uno dei principali motivi per cui loro lo trovi in pagliuzze anche. Perché loro, trovando questo fondo, tutti i ciottoli, viene intrappolato tra i ciottoli. Ma i ciottoli che tu adesso vedi fermi durante una piena, vibrano, tutti. E di conseguenza loro che è pesante va a finire in mezzo. E qui viene spiaccicato. Ah. E diventa una pagliuzza. Ah. Sì, 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 questo sì. È il principale motivo per cui loro sì. Più viaggia più diventa tendenzialmente una pagliuzza. Sì, 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 sì. Poi ci sono anche altri casi. Nel momento in cui due pagliuzze fossero spiaccicate vicine, sì. Potrebbero unirsi. Sì. Ma sono casi molto molto rari questi ovviamente. Però questo, quindi cosa faccio io qua? Posso togliere questo, togliere questo, togliere questo, togliere questo. E vedete che c'è questo ghiaietto, questo, questo, questo. E questo potrebbe contenere delle pagliuzze. Mm-hmm. Ovviamente più il mio boulder terrain, cioè questa struttura imbricata e di grandi dimensioni, più è facile che abbia contenuto dell'oro. Adesso questi boulder terrain si formano e si distruggono ogni piena. Quindi di conseguenza, se tu vuoi trovarne uno veramente ricco, devi trovarne uno che non si distrugga ogni piena. Ah, grosso. E di conseguenza deve essere grosso. Ok? Certo. Qui è una punta dove hanno cavato, dove ho fatto cavare bene alcuni miei amici. E adesso qua, come stiamo vedendo, hanno fatto una buca, ma io sinceramente non avrei scavato qua, sarei andato a scavare sotto di là. Adesso andiamo alla ricerca. Adesso andiamo alla ricerca del minerale granato, okay. Perché il granato è l'indicatore in assoluto qua sul Ticino dove ci può indicare la presenza dell'oro, okay. Il granato è rosso, adesso vediamo se riusciamo a trovare qualche striscetta di granato per capire dove può essersi depositato l'oro. Io direi di andare a controllare quella parte lì dove ci sono i sassi neri e vedere se c'è qualche striscia di granato, perché questa zona quando entra l'acqua si va a ferro. Sì, qua hanno scavato. Qui entra l'acqua, fino a ieri c'era l'acqua e quella lì si vede che l'ha portata via mezza piena, era buttata via. Sicuramente è roba vecchia. Ecco qua. Sì. Controlliamo poi là e vediamo da come siamo arrivati, quindi possiamo iniziare a... Sì, lì c'è la cosa, se vogliamo mettere la canalina. Va benissimo. Qua ci sono tutti i sassi neri da scavare. Qua va. Anche il va bello veloce, eh. Sì, sì. Ecco questo. Anche lui cerca. Un signore che cerca ora anche lui. Ah va? Bene. Ciao. Ciao. Ciao! Sei un cercatore? Sì, sei Andrea? Sì! Bella, sono Mauro, ti avevo scritto. Ciao, poi Andrea. Dopo ho visto che venivate giù di qua, ho detto tanto li becco. Ah, ecco. Io sto scavando da qui da un anno. Bene, ah sì? Sì, sì. E io un po' che non vengo da queste parti, sinceramente. Qua in giù c'è roba. Sì. Sì. Se vuoi dietro di qua? Sì, dietro, sì là. Dietro di qua siamo già andati, abbiamo già scavato, ma anche di qua, né? Anche sì, in questa sì, zona qua. Vabbè, giù tutto di qua, io ho provato anche là quando c'era l'acqua, vedi che là. Sì, ma c'è ancora un po' di canali, c'è un po' d'acqua ancora. C'è ancora anche là, tu vuoi. Qua dietro ci vanno di qua un po' di brutto. Sì, eh? D'altronde. Cosa c'è la pompa adesso? Cosa si sa? Fare. Si può fare così. Così ce la fai anche con l'acqua. Sì, cioè. Vabbè. Che cazzo di fare?
guarda, Andrea, vero? Sì. Lì? Questa è giusto? Sì, proprio fine. Qui, sì. Lì, ma ce ne sono, ne ho contate almeno una decina. Ce n'è tanto di granato. Difatti io non avevo paura di perderlo e allora ho detto mi fermo lì. No, di granato ce n'è tanto. Tieni un attimo. Stai facendo il filmino? Sì. Vediamo un po' cosa hai trovato. Infatti una è lì. Stanno venendo fuori diverse. Sì, poco a poco. Vedi quante? Eccole là. Sì, comunque pochissime. Sì, è roba piccola, certamente. Sono 10 puntine e si chiamano, sono proprio puntini. Mm-hmm. Proprio puntini. Quindi tutto il resto posso buttarlo? Sì. Prima volta anche ad essere canadese? Sì, 5-6 puntine anche qui, sì, sì, sì. Visto quanto granato, ecco, questo granato qua è visto, c'è oro dentro. Guarda, ce n'è ancora qualche cosina, sì. Va bene. Era un pochettino più profondo, Andrea. Sì? Sì, sì, ma in effetti bisogna, su dei 20 centimetri bisogna scavare per capire bene. Ok, di solito si va a scavare dietro. Dietro? Sì. Però provaci anche qua, non è detto, qua si è fermato questo materiale pesante, vedi, questo qui è ferro, guarda che ferrone, allora prova anche lì. Ma c'è una mina di granate? Attenzione, e ci sono le granate anche. Ah, ma al contrario l'ho fatto il video. Che miseria. Certo che con la palettina della bambina. Ce l'ho tutto, Andrea, a casa. La paletta della bambina, dai, è fortunato. Vuoi una paletta? Dammi una paletta, dai. Prendi la mia. Sì, no. Bravo. Grazie. Però ce ne sono pezzi. Guarda che stellata. L'ho portato io fuori, subito. Che belle. Sì, è molto fine. Oh, dammelo a me, dammelo. Guarda, non capisco, adesso devo imparare a lavarlo, però. Sì. Ma così è molto. Con quel piatto lì è un po' grezzo. Sì, okay. Non vorrebbe. E anche la posizione, dovresti entrare in acqua. Quale, quello più piccolo? Ma hai l'altro più piccolo? Sì. Usa quel più piccolo dentro quello grande, vedi che cambia. Quando imparate a lavare quest'oro, imparate a lavare tutto, anche la magnetite. Vedere? Un piatto. E non si vede bene nella... Così, eccolo lì, sì, appena appena si vede. Adesso passo sopra l'acqua e mi galleggia tutto. Sì. Va ancora bene, pensavo peggio. Pieno di granato, secondo me inizia proprio da qua, questa parte qua fino a lì è piena.
è piena di questa roba fine. Chiaramente se si va a fare 50 secchi di sta roba viene fuori tanta roba. Sì. Perché su un piattino così venire fuori 40 puntine significa che con un secchio almeno uno 0,1 ci esce. Dovrebbe esserci. 0,5, via 0,5. Sì, comunque. Poi sulla grossa quantità. Sulla grossa quantità vai a pesare. Il mio zaino! Ora qua ho fatto una batea, sembrerebbe buona come prospezione. Vediamo se riusciamo a inquadrarla bene. Sembrerebbe buona come prospezione, sì. Sarà una sessantina di puntine qua, eh? Sì. Se con una batea fai così, con 10 secchi, mezzo grammetto ce l'hai. Voglia che ci esce, no? Sì. Qua da galleggio. Sì, qui è super fine. Quando galleggia fai così, mandi giù, adesso lo ciucci, così ti viene nella batea. Quando è fine è molto probabile che c'hai anche qualcosa qua, a meno che non l'hai pulito super bene. Però sembra che l'hai pulito bene, eccone qua uno, vedi? Comunque ciuccio di questo e poi eventualmente controlli se c'è qualcos'altro. L'hai buttato fuori, eccolo così. Guarda. Allora, l'acqua deve stare sempre là. Quando fai così non muove. No. Muovi solo questo. Che si muove l'oro. Poi la pompetta. Adesso ne hai parecchie di acqua, fai così. Ok, così non esce l'oro, esce solo l'acqua. Una volta che vado tutto, mi fini giù così. E ciuccia da solo. Fai così. Ripeti l'operazione. E vai a prendere ancora. Mettimi l'acqua. Ok. E vai a prendere ancora in giù così. Ecco qui. Adesso controllo se c'è ancora qualcosina lì. Ah, di là ne ha trovato tanta. Matteo, sì. Una sessantina, settantina di puntine dietro quel masso, dentro un piatto. Ma che qua è davvero una quarantina, di nuovo. Sì. È molto consistente comunque. È ancora più grosso di prima. Sì. E guarda che bello, sì. Sto solo cercando il mio tocco. Questo come lo caldo era anche bello. Potevamo venire qua tutti. Non ci sapevamo, venivamo un po'. No, io infatti pensavo che di qua non c'era il passaggio. Avevo provato a venire la volta scorsa, ero pieno di robi. E avevo fatto il giro. E invece c'è. L'hanno fatto. Sì, l'hanno fatto questi qua sicuramente, questi ragazzi. Stamattina io di là vi ho fatto vedere quel costone là dicendovi che l'oro arrivava da quel costone, no? Il problema è che voi se qua guardate intorno, sono qua da dove arriva. Perché là non c'è il costone come vedete è tutto messo ad argine. Là c'è tutto il sabbione, l'altra punta opposta, parallela. E qui, allora vuol dire che l'erosione era qua davanti. Vedete che alle volte non è così semplice capire dove c'è oro, no? Talvolta inoltre, dal muraglione, dovete pensare che la punta più ricca è la prima che si forma al muraglione. Poi in realtà nelle piene si formano anche delle punte sorelle più ovalle, magari anche da sponde opposte, ed è magari quell'oro fine che vi ho detto stamattina che magari durante la piena volava. Ecco questo, come voi l'oro vola nel piatto e vola anche nel fiume durante la piena. Un po', diciamo la maggior parte, viaggia nel fiume. E comunque una parte, talvolta la mente fine, che cadendo dal muraglione magari galleggia anche un attimo. Oppure vola via, no, cioè. Sì, galleggia per molto tempo anche perché è secco, perché si trova secco e allora appena arriva il secco che entra nell'acqua galleggia. Sì, con la tensione superficiale, quello, no, okay. Quello, galla. Quello esatto. Fine, sì, anche viene... dalla composizione anche della, esatto, della pagliuzzina. Esattamente. Ora quello che voglio dirvi è che è una materia molto complessa questa. Io infatti ho detto muraglione, erosione, punta. In realtà punte, non è punta, punte. Perché punte? Perché loro stesso nell'arco delle piene successive si muove. E una parte di quello stesso che è stato eroso viaggia molto a valle e si ferma in altre punte, formando punte via via, in teoria, scendendo a valle, più fini.
conto che tu hai un punto di dispersione che sarebbe il muraglione. Più ti allontani, più l'oro diventa fine. Non, può anche essere che la punta sia più ricca, perché non dipende, cioè alle volte la punta più vicina al muraglione è quella più ricca, ma alle volte vai a valle due o tre punte e la punta, la quarta punta molto fine è più ricca di quelle prime. Perché? Perché magari l'oro che era in quel muraglione era tutto fine. E non si fermava. È per questo che è fondamentale fare prospezione in maniera adeguata, perché devi risponderti a diverse domande. Più tu quella prospezione fatta bene e ti rispondi in maniera adeguata alle domande giuste, più dopo quando tu usi la canaletta o fai lo scavo hai un risultato in fretta e fatto bene. In effetti abbiamo notato che abbiamo fatto prospezione di là e c'era una puntina, abbiamo fatto 20 prospezioni per poi trovare un punto di 10 metri, non di più, su di 3 km di curva dove c'è dell'oro. Quindi capite perché dopo le piene i cercatori vengono subito, perché magari c'è quest'area qui, capite che nell'arco di 3 giorni, in 2 persone 3, arrivi il fondo e finita. Perché qua tendenzialmente togli i primi 15-20 centimetri, non vai tanto più in giù, inizia a essere troppo faticoso, a meno che non convenga veramente. Ok, quindi tu coltivi i primi 15-20 centimetri fin tanto che ti dà, e magari in 3 giorni qua, in questo pezzo qui, togli magari 5 grammi, 7 grammi indicativamente. Ma è un ordine di grandezza, ecco. Potrebbe diminuire, aumentare, può fare quello che vuole. Però calcolate che voi quando fate prospezione arrivate poi a dire, la domanda finale è, vale la pena andare avanti o no? Perché questa è la sostanza, siamo tutti qua per cercare l'oro. Allora sono due le cose, o lo cerchi dove gli altri non hanno mai trovato, e quindi è inedito, e quindi ha un valore collezionistico, e se trovi due pagliuzze va bene, oppure come qua il Ticino è rinomato per essere aurifero, bene, ora qua si tratta di trovarne di più, o magari più grosso, o magari con una forma strana, quello che preferite. Ma tendenzialmente io vi dico, la maggior parte punta alla quantità, perché giustamente è quello che poi più soddisfazione, ha più valore, ok? Quindi cosa è successo qua semplicemente? Abbiamo fatto degli assaggi, semplicemente un piatto, qua e là, lungo tutta la punta, chiamiamola punta, in realtà è un termine un po' improprio, comunque questo arricchimento, e abbiamo visto che ovviamente variava, però tendenzialmente 30-40 puntini dava sempre. Quindi abbiamo trovato un deposito che ha una continuità, in questo caso mettiamo di 15-20 metri per circa 3-4, ovviamente l'acqua quando scende magari ce n'è anche lì, esattamente. Non metto in dubbio, però adesso quello che è fattibile è lavorare qua, tendenzialmente lavorerete nell'asciutto e quasi mai nel bagnato, cioè non lavorate quasi mai in acqua, poi sono eccezioni, però di solito lavorate nell'asciutto, ecco. Più conveniente. E un'altra cosa da dire, quando se si vuol fare produzione, lasciamo stare i setacci di questo genere, ci vogliono i setacci a secco, perché a secco sì, puoi fare tantissimo materiale, invece da umido ti tocca stare lì con la padella e non arriverai mai neanche a 10 secchi, non ci arriverai con questa roba qua a 10 secchi. Esatto, questo è importantissimo tra parentesi, e infatti l'inverno è dura, perché poi se la ghiaia rimane sporca perdi sempre un po' di oro, invece adesso che è bella secca perdi meno. Quindi da setacciare a secco con il griglione, quello classico da muratura che fanno la sabbia, sì, perfetto, esatto. Quello lì. E quando tu fai prospezione cerchi sempre queste località dove sono i sassi più grandi e più scuri, questa è l'idea, e tendenzialmente scavi dietro questi sassi. Anche davanti ci può essere dell'oro, di solito non di fianco. Quindi questa porzione io andrei a togliere questi ciottoli e andare a raccattare tutto questo ghiaietto che vedete, no? Qua anche un piccolo palanchino vi può aiutare a togliere questi ciottoli. Questi ciottoli adesso io li sto accantonando di lato, no? In realtà dovremmo andare a riempire semplicemente il sondaggio precedentemente, facendoli abbastanza ravvicinati per capire la continuità del deposito, no? Uno smonta di qua e va a riempire lì. Poi una volta però quel buco lì era già fatto. Allora noi lavoriamo in questo modo, tiriamo via i primi sassi, facciamo un buco, ok? Allora poi una volta fatto il buco puoi entrare dentro, esatto, nel buco a scavare. Ma stavo per dire. E una volta che vai avanti e sei qua, lo lasci libero quel buco, non coprirlo per il momento, metti da parte i sassi e lasci un piccolo spazio per poter lavorare. Quando c'hai un metro a disposizione per poter lavorare, cosa fai? Metti il materiale sulla griglia per setacciarlo e lo fai cascare direttamente dentro il buco che tu hai scavato. Quindi fai un passo avanti, sposti la griglia e continui così fino a quando ti sei fatto tutta la punta. Esatto. Appena hai finito hai tutto lo scavo già bello ricoperto. Esatto. Il
infatti come là avevano fatto, avete visto che intorno allo scavo c'erano tutti i mucchi, c'erano i mucchi anche dentro, ma in realtà se avete visto ci sono anche i mucchi sui lati. Lì quei mucchi, adesso io non ero presente in quel momento, ma probabilmente hanno coperto qualcosa che c'era già prima. Certo, certo. E quindi a quel punto quello che c'è sotto, ripristinare per arrivare lì, non vale poi più la pena. Quindi... c'è anche da dire una cosa importante, che con la prossima piena quelle montagne lì non fanno depositare la cometa in modo ordinato, cioè viene sparso l'oro un po' a macchie, un po' in giro di qua di là, ed è difficile poi... perché non ha sistemato. Esattamente, quindi viene difficile poi andarla a ritrovare. Sistemare è una cosa molto importante, però il problema se cos'è è che se uno non ripristina man mano che lavora, puoi fermarti un giorno intero e mettere tutto a posto. Hai perso una giornata. È un lavoro a perdita, perché tu lo so che ti rendi conto che devi mettere a posto perché legalmente devi farlo, eticamente giusto, e soprattutto poi va a riarricchirti la punta dopo, ok? Però tu perdi un intero giorno. E guarda che sono pochissimi quelli che fanno un lavoro del genere. No, è nessuno quasi. Quindi quello che conviene fare, come diceva Andrea, ad esempio lì adesso riempita, va bene, per non lasciare dei crateri, perché oggi non è che andiamo a coltivare tutto, non voglio lasciare buchi, però tipo qua ho rimosso questo, quindi prima cosa dico, bene, allora da qui fino al fondo voglio lavorare, bene, allora metto delle torri di sassi. Adesso questa cosa qua sull'orco, sull'orco viene fatta molto. Si chiamano testimoni. Sì, anche qua sul Ticino è pieno. E diciamo che c'è anche una. Sono delle regole non scritte, che di solito le torri di sassi, i testimoni, danno una sorta di priorità allo scavo. Cioè, dove tu metti i testimoni, tre o quattro che indicano un'area, di solito c'è la prelazione. Ma è una regola non scritta, eh? Nel senso che se c'è un po' di buon rispetto, ognuno di solito ha il suo stile di fare la torre, ci si conosce tra cercatori, e non vai né a toccare le torri né a scavare dentro a quello. Penso che questa cosa è un po' una roba scritta. Diciamo che dovrebbe se essere, ma... qualcuno lo rispetta e qualcun altro allora, no. Se una persona è onesta e sono tre o quattro bazzicare nello stesso posto e ci si rispetta a vicenda, funziona. Nel momento in cui viene qualcuno di esterno, forestiero, magari se è stato non lo sa, posto, si butta dentro. Se vanno gli anziani del posto, magari mantengono la regola. Chi si conosce, ma. Sì, ma poi... guarda, forse sono più gli anziani che vanno a prendere le cose in giro. Non lo so. Comunque ti dico, è una regola non scritta, ad esempio a Feletto funziona ancora. E ancora devi avere rispetto degli altri, poi loro mettono dei distanziamenti tra le torrette che hanno anche un senso. Cioè non fanno da là al fondo della curva. No, certo, fanno, che fai? Ti prendi tu. Fanno 5 metri, quello che loro lavorano, certo, a fine giornata certo. Le buttano giù, oppure se un giorno dopo c'è uno prima non scava lì. Cioè, io ho conosciuto anche persone che vanno in giro per la valle a mettere i sassolini per tutta la valle, così è loro. Cioè, bisogna anche farlo con un po' di senso, no? Allora, di solito cosa si fa? Si vanno a prendere dei sassi, adesso io indicativamente facciamo finta che ho fatto un test lì, ho visto che non ce n'era più. Qua ce n'è tanto, quindi vado a fare i sassi, almeno tre di solito ce ne sono, e alcuni ad esempio mettono due in punta piccoli, altri mettono solo due, cioè lì dipende, ognuno mette il suo stile di sassi, addirittura alcuni ci mettono una X sopra, dei semboli, li disegnano proprio con un pennarello indelebile, e ne mettono uno, poi magari ne metto uno qui, di solito faccio una sorta di forma rettangolare almeno, perché mi dà una direzione. Ovviamente devono circa avere lo stesso stile, perché è la stessa persona, e poi ne metto due laggiù al fondo, poniamo, no? E viene fuori una sorta di rettangolo. E questa è la mia area mentalmente che mi sono posto e voglio coltivare oggi. Quindi a questo punto cosa faccio, no? Inizio a, poi qua ci sono diverse fasi che si possono fare, inizio a togliere i ciottoli, man mano me li metto dietro. Logicamente all'inizio questi ciottoli sono sopra qualcos'altro, ma man mano che io avanzo e poi li butti vado dentro a riempire quello che è vuoto, che è sempre dietro di me. Quando io sarò arrivato qua, togliendo questi, me ne metto qua, no? E vedete che io qua sto già ripristinando. Okay? Il lavoro è già fatto. Ed è già fatto. Certo. E soprattutto, poi ci sono anche tecniche per ripristinare e ripristinare, dipende anche dai soldi, dai sassi. Ad esempio a me hanno insegnato di ripristinare a coltello, se riesco. Mettere così i sassi, no? Si chiama così coltivazione, loro... così fai la coltivazione. Perché loro così difficilmente si spostano perché sono incastrati gli uni negli altri e loro fanno a canalina. Loro vibrando durante la piena fanno da canalina naturale, quindi se ipoteticamente la piena non va a erodermi tutto, perché la piena potrebbe portarmi via tutto, certo, però ipoteticamente la prossima volta torno e torri non ci sono più.
Siamo un ricordo della giornata, guarda l'oro nativo nel quarzo. Wow! No, ma non è Europa quello. Oro. Ma no, è mica quello, dai. È uno grice. No, no, questo no, è no, oro. Quello è oro. Quello è oro. È oro. Quello lì è oro. Oro. No, non è oro. È mica? Per me è oro. È una mica alterata, con del ferro qua. È uno grice. Guarda che... Non è oro. Non ho gli occhiali dietro. Io ti dico che è oro questo, no, qua. No, è puntini è d'oro. Sono i puntini, sono quelli qua che i puntini si sono incastrati. È incastrati, sono i puntini incastrati. Non sono puntini, è mica alterata. Non ho gli occhiali. Credeci. Per me sono puntini incastrati. Mi dà ragione lui, sono puntini incastrati. Vedrai al microscopio, ti mangerai il fegato. Comunque il Ticino è uno dei fiumi più belli, proprio per la natura, guarda che posti. Qua piazzare la tenda è proprio bello, eh. Sì, qua c'è di tutto. Nutrie, cinghiali, miroldi, vipere. Comunque anche questo qua è tutto un deposito vecchio, antico. Questo è un isolotto che si è formato perché prima il fiume passava di lì e qui era una spiaggia praticamente. Poi con la piena ha trovato un varco sulla destra e ha lasciato questo corridoio. Ci dovrebbe essere un passaggio di qua sulla destra, vediamo. I cinghiali sono qui. Vediamo se riusciamo a passare di lì. Oh! Aspettiamo che c'è qualcuno che si perde, aspettate ragazzi. Ha lasciato questo corridoio. Aspettate ragazzi. Cosa devo fare? No, niente, vai di là e ci filmi. Sto filmando, ma ti prendi avanti. Sono i tuoi denti. Sì, sì. È da posto? Ciao. Ce l'ho fatta. Grazie. Ma figurati, è stato un piacere. Grazie.